Quando parliamo di prevenzione in oncologia e nel campo femminile, ci vengono in mente sempre il tumore al seno o il tumore al collo dell'utero, ma mai il tumore ovarico. Purtroppo attualmente non esistono programmi di prevenzione per questo tumore, ma comunque noi possiamo istruire le donne a riconoscere i primi segnali di questa neoplasia. Sono sintomi spesso vaghi che possono andare dal gonfiore addominale al senso di inappetenza o di sazietà precoce, oppure perdite ematiche vaginali o calo del peso. Quando questi sintomi soprattutto durano per più di un mese, è importante riferirsi subito a un consulto medico urgente. Quello che noi però possiamo fare è selezionare e individuare una categoria di pazienti nella popolazione generale che sono più a rischio di sviluppare questa neoplasia e sono le pazienti predisposte geneticamente o che hanno altri membri della famiglia con tumore ovarico, nelle quali noi possiamo effettuare una prevenzione primaria attraverso una chirurgia profilattica che preveda l'esportazione sia delle ovaie che delle tube. Anche se non esistono programmi di prevenzione, è fondamentale ed è raccomandato per tutte le pazienti e per tutte le donne in generale eseguire almeno una volta l'anno una visita ginecologica con ecografia pelvica trasvaginale. Questo in alcuni casi ci potrà permettere una diagnosi precoce di un tumore che purtroppo spesso viene diagnosticato in fasi più avanzate.